Riprendiamo la convenzione dei segni dei bipoli passivi, in particolare per un resistore, e le espressioni della potenza assorbita dal resistore stesso. Ricordiamoci, la convenzione dei segni è fondamentale affinché, se rispettata, possiamo ottenere un valore positivo di potenza che sarà proprio quella assorbita. Questa potenza assorbita dal resistore rappresenta una trasformazione di energia. Una trasformazione di energia in un'altra forma di energia che è il calore. Quindi la potenza assorbita da un resistore, quindi da una resistenza elettrica in generale, viene trasformata in calore per quell'effetto che prende il nome di effetto Joule. Siccome ogni componente elettrico reale presenta una certa resistenza, noi avremo che un qualunque componente elettrico reale attraversato da corrente presenterà quelle che noi chiamiamo delle perdite per l'effetto Joule, cioè trasformazione di energia in calore, e quindi tenderà a riscaldarsi. Diciamo che l'effetto Joule, nella gran parte dei casi, è voluto, cioè è non voluto, però ci sono dei casi in cui l'effetto Joule è esattamente il comportamento che noi vogliamo ottenere. L'effetto Joule può essere un effetto voluto e ricercato, o per meglio dire sfruttato. In quali casi? Nei casi di utilizzatori il cui scopo è quello di produrre calore, quindi, che ne so, nel caso di una stufa, facciamo esempi banali, una stufa, uno scaldabagno, oppure in generale un forno e altri che possiamo pensare in cui il calore che viene prodotto è esattamente l'effetto ricercato, ma in generale, in tutti gli altri casi, è un effetto non voluto perché rappresenta delle perdite. Quindi potenza che viene dissipata, diciamo, inutilmente rispetto allo scopo reale voluto del componente. Facciamo un esempio concreto: consideriamo il caso di un conduttore che serve per collegare un generatore a un utilizzatore. Quindi schematizziamo la situazione come un generatore di tensione collegato attraverso i cavi di collegamento all'utilizzatore. Rappresentiamolo con un generico bipolo di tipo passivo. I conduttori siano caratterizzati da una certa lunghezza L e da una certa sezione S. Noi sappiamo, tenendo conto che i conduttori sono due, quindi l'andata e il ritorno, diciamo così, la resistenza R complessiva del conduttore sarà ρ per 2 volte la lunghezza fratto S, 2 volte la lunghezza perché appunto il conduttore di andata, quello superiore, il conduttore, chiamiamolo di ritorno, quello inferiore, hanno la stessa lunghezza, quindi complessivamente la lunghezza è il doppio. E sappiamo che, legata a questa resistenza, se
l'utilizzatore assorbe in queste condizioni una certa corrente, indichiamola con la lettera I maiuscola, in queste condizioni sappiamo che nel conduttore viene dissipata potenza per effetto Joule, indichiamola con Pj uguale R per I al quadrato, quindi legata alla lunghezza con proporzionalità e inversamente proporzionale alla sezione per la corrente al quadrato. Ovviamente questa potenza deve essere fornita in eccesso, in più, dal generatore di tensione presente nel circuito rispetto a quella che basterebbe per alimentare l'utilizzatore. Se la potenza così dissipata, che ovviamente deve essere pagata al fornitore di energia elettrica che ci fornisce l'alimentazione, se questa potenza fosse troppo elevata e quindi venisse prodotta ad esempio troppo calore nei conduttori, oppure appunto per limitare le perdite, quindi i costi dell'energia sprecata sotto forma di effetto Joule, quello che possiamo fare, siccome di solito non siamo in grado di ridurre la lunghezza dei conduttori perché dipende dalla distanza fra il generatore e l'utilizzatore, l'unico spazio di manovra che abbiamo, l'unica possibilità di scelta che abbiamo è sulla sezione. Quindi se noi aumentiamo la sezione, sezione del conduttore, quello che otteniamo sono minori perdite per effetto Joule, quindi minori perdite per effetto Joule, perché stiamo aumentando il denominatore qua dell'espressione della Pg. Ovviamente un conduttore di sezione maggiore ha un costo maggiore, un costo di acquisto maggiore. E quindi dovremo fare una valutazione fra il maggior costo del conduttore con i risparmi di energia elettrica che avremo nel tempo per la riduzione delle perdite, in modo tale da operare una scelta consapevole e appunto efficace e utile nel caso considerato.